Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Allora, prima di tutto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube, attivate la campanellina così da non perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande, oggi parliamo di scienza e in 5 minuti parleremo di Marte e dei suoi vulcani. 42. Dunque, il pianeta rosso è sicuramente uno dei più grandi punti di ricerca, sia dal punto di vista spaziale, dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista anche etico e filosofico. Insomma, Marte è là, in attesa di essere scoperto, in attesa di essere abitato, un pochino come ricordava Buzz Aldrin in una sua famosa citazione. E non c'è giorno che non ci sono delle nuove interessanti ricerche e scoperte. Oggi parleremo di una scoperta veramente curiosa. Parleremo della scoperta di tracce di un deposito di vulcano recentemente scoperto, il che potrebbe significare una cosa abbastanza epocale, cioè che Marte è stato effettivamente su scala geologica abitato poco tempo fa. Dunque, iniziamo a chiarire subito le cose. Quando parliamo di vita su Marte, non pensiamo subito ai marziani o a forme di vita particolarmente aliene vicine alla nostra corporatura terrestre. Parliamo sempre di batteri. Effettivamente la presenza di regioni vulcaniche come queste potrebbero essere paragonate a quelle di attività vulcaniche in aree glaciali come l'Islanda, da noi veramente prospera, dove appunto ci sono moltissime forme di batteri estremofili. Questa scoperta potrebbe aiutare a pianificare le prossime future missioni su Marte, fornendo il luogo in cui si potrebbero trovare prove di vita, quindi una sorta di punto importantissimo dove andare a piazzare ovviamente una possibile colonia o una possibile zona di ricerca. Appunto, come abbiamo detto prima, non passa giorno che non ci sono delle scoperte su Marte. Abbiamo scoperto la presenza di acqua liquida sotto la superficie che, date le temperature del pianeta, fa supporre che debba esistere una sorta di riscaldamento interno che ne evita il congelamento. Oppure la presenza di convenzione vulcanica nel mantello marziano e ora un deposito vulcanico la cui formazione si attesterebbe a soli 50.000 anni fa. In aree geologiche 50.000 anni fa praticamente è l'altro ieri. Come è stato scoperto questo deposito vulcanico? Grazie ai dati satellitari di un team di astronomi che ha trovato questo deposito sull'Elysium Planitia, un'ampia liscia pianura a nord dell'equatore di Marte. Questo, secondo gli scienziati, potrebbe essere il più giovane deposito vulcanico mai documentato su Marte. E se dovessimo comprire la storia geologica di Marte in un solo giorno, ciò sarebbe avvenuto praticamente nell'ultimo secondo. Proprio perché, appunto, quando parliamo di ere geologiche, i tempi sono assolutamente dilatati. Quello che è stato rilevato è un misterioso deposito scuro con un'elevata inerzia termica e che include materiale ricco di pirosseno ad alto contenuto di calcio distribuito simmetricamente attorno a un segmento del sistema di fessure di Cerberus Fosse in Elysium Planitia. Questa distribuzione è molto atipica perché è causata dall'azione dei venti di alcune regioni ed è anche molto simile alle macchie scure che possiamo trovare sulla Luna e su Mercurio, che hanno suggerito molte eruzioni vulcaniche esplosive. Quanto osservato finora sottolinea che la maggior parte delle conformazioni vulcaniche sulla superficie marziana si sono formate da flussi di lava superficiali e non da esplosioni vulcaniche. Questa scoperta è molto interessante perché si trova sopra ad altre colate di lava e quindi significa che si è verificata molto più di recente, appunto come parliamo in aree geologiche praticamente l'altro ieri. Comunque sia stata innescata l'eruzione, questo dato è molto importante per quanto riguarda la vita su Marte. E effettivamente la possibile presenza di una presenza di vita in un periodo relativamente recente non è proprio utopia. Quanto scoperto permette ovviamente di paragonare queste conformazioni a quelle trovate nelle bocche idrotermali sulla Terra, dove condizioni estremamente fredde incontrano temperature bollenti. Qui la vita microbica, praticamente che prospera, sopravvive non grazie alla fotosintesi, ma grazie a delle reazioni chimiche. E l'interazione del magma ascendente, il substrato ghiacciato di questa regione, potrebbe aver fornito delle condizioni molto favorevoli per la vita microbica abbastanza recentemente, e quindi aumenta la possibilità di trovare una vita esistente in questa regione. Allora, dunque, Marte ci interessa tantissimo, è ovviamente dietro l'angolo per quanto riguarda le nostre ricerche, perché tantissimi ricercatori, ingegneri e scienziati dedicano la loro vita a Marte, e anche noi qua su Lega Nerd sicuramente continueremo a fornirvi delle breaking news e delle notizie sempre più curiose o interessanti sul pianeta rosso. Quindi, se vi è piaciuto questo video, fate un like e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!